Oggi vi presento il libro La casa delle anime dannate di Michael Laimo, edito da Nero Press Edizioni. Per la prima volta in Italia il romanzo da cui è stato tratto il film Dead Souls. Nell'agosto del 1988, nella proprietà del Conroy a Wellfield, nel Maine, il pastore Benjamin stermina la sua famiglia dopo aver messo in atto un arcano rituale. Nell'agosto del 2005, Johnny Pietri, un giovane studente di Manhattan, riceve una lettera inaspettata da un avvocato di Wellfield. Il legale lo informa che ormai maggiorenne è divenuto proprietario della casa e delle terre dei Conroy, di cui risulta essere l'ultimo discendente. Johnny scopre così che quelli che ha sempre creduto essere i suoi genitori in realtà non lo sono e, desideroso di indagare sulle sue vere origini, coglie l'occasione per fuggire dalla vita monotona e dalla rigida educazione religiosa a cui è stato costretto. È l'inizio della sua discesa nell'incubo. L'eredità che lo aspetta, infatti, non è costituita soltanto dalla casa e dai terreni, ma anche e soprattutto dalla maledizione che vi grava sopra e che sta aspettando proprio lui, l'ultimo dei Conroy. Questo libro è La casa delle anime dannate di Michael Laimo, edito da Nero Press Edizioni.